Madonna! Le donne. Ecco, io ho detto le donne. E non state scherzando, non lo dite più una parola del genere, lo sapete, voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tuffano gomme, di sicuro si va, Tuffano è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tuffano gomme, la scelta della sicurezza, circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Vigilia di Bologna-Napoli, allora abbiamo deciso di fare un sondaggio tra i tifosi azzurri che stanno vivendo la febbre scudetto, perché questa è la realtà dei fatti, il Napoli ci crede, vuole andare avanti, quindi siamo venuti ad Arzano, da Tuffano Gomme, per chiedere un po' ai tifosi del Napoli come vivono questa vigilia di partita tanto attesa. Non ci sarà Edinson Cavani squalificato, al suo posto vedremo chi scenderà in campo, però nel frattempo vogliamo sentire un po' l'umore dei tifosi e quindi andiamo a fare questo sondaggio proprio da Tuffano. Come facciamo senza Cavani? Domenica ve l'ha appena chiesto? Da Giovanni. Giovanni, a questo punto il Napoli sogna, no? Ci crede allo scudetto? Io ci credo proprio abbastanza. Come sta andando il Napoli adesso non la può fermare nessuno, è più forte dell'Inter e Milan. Poi non so il Milan con chi gioca. C'è una trasferta difficile a Firenze, dove non ci sarà Mutu però nella Fiorentina. È un po' problematico, però la Fiorentina ci aiuterà. Anzi, Firenze ci aiuterà a Napoli. Come finisce Bologna-Napoli? È Bologna-Napoli, anche 1-0. Gol di? Gol di Dossena. Di Dossina. Allora continuiamo il sondaggio sempre qui da Tuffano Gomme, proseguiamo, adesso entriamo dentro, vediamo cosa dicono i colleghi di Giovanni. Pausa caffè con Salvatore Tuffano, ciao Salvatore. Ciao Antonio, buonasera. Ciao Salvatore, stiamo gustando un caffè Lavezzi, che dovrebbe essere l'uomo decisivo a Bologna, sei d'accordo? No? Sicuramente, vediamo i giovani cosa ne pensano. Invece qua abbiamo il piccolo Mare Kamzik, detto Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao. Secondo te Alessandro, Bologna-Napoli chi la decide? Fermo restando che non c'è Cavani, no? Il Matador è squalificato. Amsic con un da fuori aria. Quindi anche questo, diciamo, speriamo che sia di buon auspicio. Invece a Salvatore chiedo questo scudetto, ci dobbiamo credere oppure no? È d'obbligo crederci. Secondo te, guardando pure a tutta questa adrenalina che c'è in città, i tifosi che sognano, è un bene oppure è meglio andare avanti con i piedi per terra senza voler strafare? Beh, sempre meglio andare con i piedi per terra, anche se insomma il cuore poi dice di crederci. Quindi su questa battuta di Salvatore noi proseguiamo il sondaggio per capire un po' come stanno vivendo i tifosi del Napoli. Questo momento particolare degli azzurri, sognando il terzo scudetto, noi lo diciamo perché a 7 giornate dal termine è inevitabile, quindi continuiamo in questo sondaggio. Prosegue il sondaggio qui a Tuffano Gomme, allora chiediamo a nome? Edoardo. Edoardo, Bologna-Napoli, risultato secco, chi segna? 2-1, penso che segnerà Amsic e Lavezzi. Senza Matador, cambia poco? No, non cambia poco, però abbiamo visto che Napoli, quando non ha giocato Cavani a Villarreal, si è comportato benissimo nel primo tempo, quindi ho molta fiducia. Scudetto, ci crediamo oppure no? No, non lo dico proprio, questa parola preferisco evitarla, lasciamo le cose come stanno, poi se viene andiamo a Pompei a piedi. E allora, andiamo a Pompei a piedi, nel frattempo, sperando che non mi crolli in testa quest'auto, vado qui sotto, addirittura c'è stata una richiesta, ha detto no, se io parlo, se viene Lavezzi. Allora, mentre sta lavorando gli chiediamo come finisce Bologna-Napoli. Prima il tuo nome, ciao. Ciao Gaetano, 2-1 per il Napoli. Con gol di? Gol Lavezzi ed Amsic. Lavezzi ed Amsic. E Matador, Cavani non c'è però. Ma pure se non c'è vinciamo lo stesso. Lo scudetto lo pronunci questa parola? Però. No, voglio pronunciare perché solo se vinciamo lo scudetto faccio una settimana di festa. Chissà come la penserà adesso il titolare. Non glielo diciamo. Comunque proseguiamo in questo sondaggio, andiamo ancora più dentro e vediamo come la pensano altri tifosi del Napoli, sempre su questa corsa sul Milan a meno 3. E allora, mentre sta lavorando vicino alla gomma, Umberto, sì. Come viviamo questo pre-Bologna-Napoli?
Come viviamo? Che un po' di paura c'è col Bologna, che comunque Bologna servono anche punti anche a lei. Quindi io credo che con tutto ciò il Napoli ce la farà. Vinciamo lo stesso. Sì, sì, vinciamo, sicuramente. Ci dobbiamo credere. Dobbiamo credere, sì. Quindi andiamo avanti così rapidamente, vengo pure qua. Proseguiamo, salve, come si chiama? Raffaele, vinciamo domenico, no? Ma sicuramente, 2-0. Chi segna? Lavezzi-Mascara. Lavezzi-Mascara, proseguiamo così, facendo un blitz tra le auto. Addirittura qua... Senza dire niente. Ma qua allora come dobbiamo dire? Bologna-Napoli chi segna? Bologna-Napoli? Chi segna? È Lavezzi. Lavezzi perché non c'è San Matador, no? Per forza. Ma siamo fiduciosi sullo scudetto. Come non siamo fiduciosi? Ci crediamo? Già ce l'abbiamo in tasca. Addirittura? Il Milan? Ma già l'abbiamo vinto, lo stiamo vinto forse, già l'abbiamo vinto. Bellissimo, grazie mille, proseguiamo ancora. No, e dopo poi provvederemo. Provvederemo, quindi adesso vediamo un po'. No, continuiamo con questo sondaggio qui, proseguiamo. Ecco, una ruota all'attivo, ciao Edgar. Ciao, Pasquale. Pasquale, Bologna-Napoli. Ma io penso un Lavezzi e un Mascara. Lavezzi e Mascara, scudetto ci crediamo, non ci crediamo, che dobbiamo fare? Io penso più che ci crediamo. Si lavora in allegria, no? Io penso di sì. E allora, nome? Paolo. Paolo, che succede qua? Io dico che il Napoli vince lo scudetto perché gli azzurri hanno la forza fino in fondo. Ci crediamo? Ci credo, fino in fondo. Uomo partita. Dobbiamo lottare. L'uomo partita di Bologna-Napoli? Lavezzi. Dicono tutti Lavezzi. Guardate come si lavora con grande allegria. Sempre qui da Tufano. Da Tufano Gomme. E allora abbiamo realizzato questo sondaggio e proseguiamo anche qui nel ventre di Tufano Gomme. Vediamo un po', c'è un motorino in fase di aggiusto. Mentre aggiusta il motorino senza fare altre cose, quindi senza distoglierti troppo dal lavoro. Napoli ce la fa domenica oppure no? Come minimo che ce la deve fare. Chi segna? Per me preferirei un gol di Lavezzi. Ma Lavezzi ci trascinerà verso quel sogno che non si può pronunciare oppure no? Siamo vicino, eh. Invece qua il signore. Siamo tutti fiduciosi. Qua il signore mi dice pronuncialo, però scappa, quindi adesso passiamo qui. Dobbiamo crederci a questo sogno oppure no? Un po' difficile, però comunque crediamoci. Crediamoci, l'uomo partita di Bologna-Napoli? Lavezzi. Lavezzi, perché non c'è Cavani, però questa è un'assenza che si può rimediare. Sicuramente, con... Mascara, Zuniga, no, Lucarelli. Là, Lucarelli, con Lucarelli. Con Lucarelli che è entrato nell'azione gol di Napoli-Lazio. Secondo me può dare. E che grande vittoria quella di Napoli-Lazio, 4-3, però... La sensazione e l'emozione di quel 4-3. Io ancora devo riuscire a smaltire l'adrenalina che al 4-3 sono letteralmente esploso. Sono cadute tutte le nel mio condominio mi conoscevano con una persona abbastanza seria e calma. Hanno cambiato totalmente il parere sul mio tipo di essere. Quindi pensa che addirittura a Londra c'era un tifoso del Napoli che è esultato talmente tanto che è venuta la polizia. Ma noi napoletani abbiamo sete di vittoria, non ce la facciamo più, siamo troppo repressi delle delusioni passate. Sono 20 anni, allora noi con un bel Forza Napoli, urliamo questo Forza Napoli da Tufano Gomme. Forza. Ragazzi, forza. Facciamo sentire questo Forza Napoli. Forza Napoli, forza Napoli, vai! Chiudiamo il sondaggio qui da Tufano Gomme con Salvio. Ciao Salvio. Buongiorno a tutti. Allora Salvio, questo Napoli che sensazioni ci sta regalando? Emozioni uniche, indescrivibili. Io che poi non ho vissuto l'era di Maradona, sono emozioni uniche. Che dici, come finisce Bologna là? Vince Napoli. Bologna la è salvo. Guarda, facendo questo sondaggio qui tra i tuoi colleghi tutti dicono Lavezzi perché non c'è... Il Matador Cavani squalificato dal giudice sportivo, secondo te?
Anche secondo me gioca Mascara al posto di Lavezzi e Lavezzi prima punta. Lavezzi prima punta. Allora proseguiamo il sondaggio, grazie Salvio. Andiamo, proseguiamo qui all'interno, sto violando un po' le norme solite, no? Perché non potrei essere qui dietro. Con nome Enzo. Enzo, allora? Che mi dici? Questo Bologna-Napoli? Non mai scassa un altro. Non si può dire, sempre sportivamente, no? Sì, sì, certo. Ma secondo te l'uno decisivo? Cavani, grande Cavani. Cavani per squalificato. Non può giocare. Senza Cavani squalificato cambia poco, no? No, c'è differenza, ma Lavezzi segna la sua figura. Ecco, quindi un sondaggio che vede Lavezzi alla grande, Lavezzi decisivo. E poi quella parolina la diciamo pure no? Forza Napoli. lo scudetto. È il nostro lo scudetto. No, vabbè, però dai, una possiamo cosa. Farcela. Ce la facciamo. Allora io chiudo il sondaggio qui da Tofano Gomme con il signor Tammaro. Beccato. E allora? Come il sondaggio qual era? Il sondaggio che stiamo effettuando è prima di tutto Bologna-Napoli, una gara da vincere a tutti i costi. Sicuramente, perché il Bologna non ha motivazioni, quindi. Il Napoli secondo me è favorito. Napoli favorito anche senza Cavani. Anche senza Cavani, sì. Anche se Lavezzi non è un bomber, però comunque gli spazi ci saranno sicuramente. E quindi potrebbe essere proprio lui l'uomo partita e chissà poi come finirà questa corsa con il Milan che ricorda un po' le sfide degli anni Ottanta. No? Sì, io l'ho vissuto perché sono un poco più grande rispetto ad altri e quindi è una bella emozione ricordare i tempi. Andati. Ma c'è la sensazione che può succedere quella cosa? Sì, sicuramente. E Bologna fu decisivo nel 90 per... Sì, fu decisivo e speriamo che ci porta bene anche questa volta. E allora noi chiudiamo così, proprio qui da Tufano Gomme, solo con un Forza Napoli. Vai Salvatore Tufano. Forza Napoli. Madonna! Le donne. Le donne. E io ho detto le donne. E non state scherzando. Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglia mai uscire. Io ho detto le gomme. Ma che amore. Tu fanno gomme, più sicuri si va. Tu fanno è grande, l'esperienza ti dà. Segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.